gente ama l'architettura moderna, ama le cose stravaganti, palazzi molto vistosi per mostrare che hanno soldi, con tanti di quegli errori, tante di quelle cose che non bisogna fare in una zona del terremoto, per esempio tutte queste finestre, tutte queste aperture perfino negli angoli, oppure costruire a spalzo su un fiume che già una piena del fiume può tirare via l'ufficio, l'edificio, oppure appunto qui anche qui non ci sono dentro delle pareti che rendono, che danno una stabilità. Altri meravigliosi esempi, quegli edifici molto alti, stretti e alti, con soltanto dei vuoti, non c'è, c'è niente che tiri questo edificio a sinistra, lì ci basta una scossa sola e vieni giù. Puoi decorarla quanto vuoi, non cambiare niente. E a destra un altro tipico caso che a ogni piano tento di guadagnare un po' di più sull'esterno per fare le stanze un po' più grandi e diventa sempre una cosa sempre più squilibrata, molto pericolosa di questo. Oppure, appunto, solita struttura di cemento armato, come vediamo in alto a sinistra, che dopo si comincia per riempire l'ultimo piano, si fa la stanza su lì e il resto è su pilastri, e anche quello ti muovi una volta e viene giù tutto, chiaro. Oppure c'è altre tecniche, tecniche tradizionali, su quella torniamo, che è molto interessante, poi altre tecniche che si lavora con la pietra, però con una malta di terra in fondo, terra pura, e con rinforzi in cemento armato attorno, potrebbe essere interessante, però non è così ovvio da fare, oppure delle cose strane come una struttura di legno con dentro casserato da tutte e due le parti e cemento armato dentro, però cemento armato con delle bocce grosse così. Quindi fantasia, perché la gente lì non è che abbia istruzioni, non aveva avuto una formazione da muratore o da ingegnere, siamo in campagna e la gente si arrangia come può o come vuole. A sinistra un altro bel esempio di cemento armato con una lamiera ondulata, casserato con una lamiera ondulata, e anche lì un cemento armato con le bocce grosse dentro così, lo chiamano cemento in sito. A destra stessa cosa, ecco, tentativi così nella ricostruzione che sono tutti un po' pericolosi perché manca il ragionamento da dietro. Poi noi abbiamo cominciato a studiare un po' le tecniche che si potrebbero utilizzare, cosa esiste nel mondo, cosa esiste come codice di costruzione, e abbiamo trovato il codice di costruzione turco che ne parla, poi dei manuali internazionali, roba dal Sud America, molto ben fatta, su come si fa la muratura confinata, che è una delle tecniche più interessanti per un contesto urbano, perché al contrario del telaio di cemento armato, lì fai i muri prima e poi il cemento armato lo metti attorno, però sono i muri che tendono le forze laterali e il cemento armato attorno è soltanto come una corda che tiene tutto insieme. Però forse ne parlerei un po' più tardi, fino a mostrare cosa facciamo. Abbiamo dunque sviluppato un manuale per la formazione degli operai, con disegni molto semplici, un minimo di testo, e che poi, questa era la parte teorica, però la parte pratica è molto più importante nella formazione, facendo gli esercizi e tutto per farli vedere come si fanno le cose correttamente. Ecco qui qualche esempio della muratura confinata che abbiamo fatto in Pakistan, in un contesto urbano, dunque con accesso stradale, e si vede qui come si fanno prima i muri, poi dentro delle bande anche di cemento armato, bande orizzontali, il cemento armato colato attorno alla fine, con un buon collegamento con i muri, in modo che diventasse una cosa molto solida. Però questo andava bene per dove c'erano le strade. Se invece abiti su qui, su queste montagne lì in cima, queste sono case, questo, lì non c'è nessuna maniera di portare su il materiale moderno. Anche se il governo all'inizio voleva che tutti ricostruissero col cemento armato,
perché uno degli agenti riceveva dei sussidi dal governo, si ricostruivano secondo le regole imposte dal governo, e quelle regole erano cemento armato. Soltanto portare su l'acciaio, perfino la ghiaia, la sabbia e il cemento sulle montagne, ti mangiavano fuori tutti i sussidi, quindi serviva niente. Noi abbiamo poi guardato un po' in giro come costruisce la gente normalmente, tradizionalmente. Abbiamo visto un po' l'architettura di terra, terra cruda, che anche questa è una cosa difficile in zona sismica. Costruzione con la pietra, però pietra rotonda, che di nuovo non è una cosa molto, molto buona. Però poi abbiamo scoperto altre cose. Abbiamo scoperto una costruzione di sasso e legno, dove hai un strato di sasso, un strato di legno, un strato di sasso, eccetera, per arrivare a quelle torri di difesa lì a sinistra, che sono come San Gimignano, stesso ruolo, perché una delle particolarità di quella zona è che i paesi adorano invadere uno all'altro e quindi hanno bisogno di torri di difesa per ritirarsi. E sotto vediamo una scuola ricostruita dai tedeschi utilizzando questo metodo. Questo era già un metodo interessante, però consumava abbastanza legno, e in Pakistan il legno ormai è limitato perché c'è troppo disboscamento, quindi non era la soluzione ideale. Un'altra soluzione a nord del Pakistan, molto bella, è un'architettura di terra cruda, mattoni in terra cruda, oppure con la pietra, terra cruda e pietra, con quei rinforzi in legno all'interno dei muri e con rinforzi verticali negli angoli. Sono dei vecchi fort, dei palazzi dei signori di questa parte alta del Pakistan. E Aga Khan ha recuperato, l'Aga Khan, quel signore che abita a Ginevra e che ha molti soldi, e soprattutto una fondazione interessante che viene da qua, è riuscito a comprarsi quelle fortezze, offrendo ai proprietari poi una casa nuova, e così poteva restaurare quelle cose anziane. Questo qui, la stessa cosa, sono delle piccole moschee di famiglia, anche con legno e pietra, è un'architettura bellissima. E qui vediamo cosa Aga Khan ha offerto a quei signori che gli hanno venduto il castello. Gli ha fatto delle ville moderne, utilizzando però la tecnica tradizionale, con l'idea di mostrare alla gente che puoi fare delle cose moderne utilizzando le tecniche tradizionali, che è una cosa bellissima, con impatto però molto limitato, perché malgrado tutto costa molto questo, e se vai in quei paesini lì vedi che c'è questo monumento, c'è un altro, 2-3 mila così, e il resto del paese ormai costruito col cemento armato, che costa meno. Terribile. Abbiamo visto un'altra tecnica in Pakistan, è quella del, come si chiama in italiano? Rattlando, è quell'intreccio, cioè hai delle stanghette verticali, hai il legno intrecciato tra le stanghette. Sì, ecco, canneggiato, con l'intonaco sopra. E questa è una tecnica molto diffusa anche. Qui vediamo una casa che non è ancora intonacata, che è bellissima. Questa era un'altra soluzione, soltanto che questo tipo di architettura ha bisogno di una manutenzione molto grande, che vuol dire ogni anno devi andare lì a rimettere l'intonaco. Non era una cosa proponibile. Poi abbiamo visto anche queste case di legno in una zona dove ci sono quelle foreste e dove la gente costruiva il legno. Anche questo è bellissimo, però non una soluzione universale, al di fuori di quella valle lì, di quelle 2-3 valli lì, dove non c'era così tanta legna. E poi abbiamo scoperto questo. È un'architettura basata su delle strutture di legno, strutture verticali, qualche elemento orizzontale, una sottodivisione fantasiosa, dipende, sono vari sistemi di sottodividere, o con le croci, oppure zigzag, oppure in modo un po' casuale. E questo erano edifici che sono resistiti al terremoto,
in modo impressionante. Spiego un po' di più dopo. E il secondo metodo che avevamo visto era questo. Questi sono i muri grossi, molto grossi, con dentro questi rinforzi. Questo è un castello di 150 anni fa, che ha resistito molto bene il terremoto. E questo ho interpretazioni moderne che la gente continua a costruire così, però facendo degli errori, cioè le connessioni negli angoli non sono più buone. Però questa era un'altra tecnica che ci pareva molto interessante da riprendere. Ecco la prima tecnica, Dagi, è questa tecnica con gli elementi. Graticcio, si chiama graticcio in italiano. Graticcio? Sì. Ecco, bene. Ecco, invece in India, in Pakistan, si chiama Dagi, graticcio in italiano, con vari metodi di sottodivisione e riempimenti di sasso all'interno, come lo vediamo qua, sasso e terra. La meccanica è molto interessante perché non è più soltanto il telaio di legno che tiene i sforzi, ma quei sassi insieme alla terra fanno di ammortizzatore e ammortizzano le energie del terremoto. A destra sotto vediamo uno degli edifici che è proprio costruito sulla faglia, era un edificio di tre piani, e l'unico che è successo è che qualche pannello murario è caduto un po', altrimenti l'edificio è sempre rimasto lì e quindi ha funzionato benissimo. Bom, per poi convincere le autorità che questo è un metodo buono, abbiamo tentato di trovare un po' di informazioni altrove, e qui a Lisbona nel 1755, quando hanno ricostruito la città dopo il grande terremoto, hanno utilizzato esattamente lo stesso metodo che noi abbiamo trovato nel Kashmir dell'anno 2000. Ecco, questa è la situazione a Lisbona, a sinistra, la tecnica proposta del Marchese Bombal, in legno, poi con riempimenti di pietra. Queste sono le case baraccate in Italia, che sono state promosse nel XVIII secolo, poi questo in India nel XX secolo, inizio del XX secolo. Quindi è una tecnica abbastanza conosciuta in vari posti del mondo, di nuovo Lisbona, tutto quel quartiere qua della Baixa, che ha l'aria di essere di pietra, invece non è di pietra, sono tutte costruzioni di legno con rivestimento di pietra. Questo era un cantiere che ho visto all'interno, non si può dire buco d'ascensore perché all'epoca non c'era l'ascensore, però insomma era un buco verticale. Ecco, qui altri esempi, in Turchia si trova la stessa tecnica. Quindi siamo riusciti abbastanza bene a convincere il ingegnere del governo. Adesso sarebbe una sorpresa se questo qui funzionasse, che sono dei test che abbiamo fatto a Peshawar, all'Università Tecnica, con un modello. No, ovviamente non va, perché non funzionano mai. Ma insomma si muove ma non si rompe, ecco. Vedete un piccolo angolino sotto dove i sassi sono caduti fuori, però altrimenti la cosa funziona molto bene. E siamo riusciti veramente a convincere gli ingegneri del governamentali che questa è la soluzione. E anche qui abbiamo rifatto un manuale con tutti i dettagli, le distanze, le proporzioni, dove mettere i chiodi, quale numero di chiodi, e poi abbiamo fatto la formazione nel nostro centro di formazione su via sinistra, sotto la tenda, a destra povere vittime da muratori che dovevano essere seduti in quella tenda a 40 gradi per non so quante ore a guardare i nostri PowerPoint all'inizio, poi abbiamo cambiato. E invece sotto quell'informazione sulle montagne, dove le nostre squadre andavano su col piccolo materiale che abbiamo preparato, anche nella neve andavano su a spiegare alla gente come si facevano i collegamenti di carpenteria in modo resistente al terremoto. Roba veramente molto semplice, se c'è un carpentiere qua probabilmente si spaventa, ma si faceva quel che si poteva. E poi
qualche elemento così di dimostrazione a scala reale presso i nostri uffici, però anche abbiamo creato un nostro ufficio in una valle, su in una valle, dove le nostre squadre potevano dormire, e questo era costruito in questa tecnica, insieme alla gente locale. Cioè, qui si vede il cantiere, qui è finito. Così il nostro ufficio diventava anche al stesso tempo un oggetto di formazione. E con questa tecnica qui abbiamo avuto un successo incredibile. 150.000 case sono state ricostruite così. Quindi avevamo indovinato giusto, la gente è proprio quella che voleva, che costava molto meno che il cemento, era più sicuro, più comprensibile, perché la carpenteria la gente più o meno capiva, dove invece il cemento armato non sapevano come farne. Poi il governo ci ha chiesto di portare adesso quella bella tecnica in tutte le valli, come una delle tecniche di ricostruzione accettate dal governo. E siamo arrivati in una valle sopra, un po' più a nord, dove c'era quel castello lì, e la gente diceva sì grazie, però non ci interessa. Detto, no, ma perché? Perché questo è resistente ai terremoti, è una cosa bellissima. Sì, sì, ai terremoti sarà resistente, però non ai Kalashnikov. Noi vogliamo avere dei muri veri di 60 centimetri. Perché qui, lì, le guerre tribali erano molto più frequenti che i terremoti. Quindi la loro analisi del rischio era un po' diversa. Abbiamo visto un trasformatore dell'elettricità che tutto attorno hanno costruito un muro grosso, un sasso, perché erano stufi che ogni qualche settimana qualcuno sparava nel generatore, poi non avevano più corrente elettrica per varie settimane. Quindi per loro avere un muro grosso era importante. E abbiamo visto questa tecnica con quei rinforzi, quei agganci anche negli angoli, e questo qui è un muro di questo castello dopo il terremoto. Era un muro grosso, sì, però era fuori di 60 centimetri, fuori piombo, e era sempre lì, perché quei tiranti di legno sono estremamente forti. E, sì, poi abbiamo tentato di vendere questo all'ingegnere del governo, evidenziando ovviamente che qui c'è stata una perdita di sapere. Questo tipo di collegamenti che fanno oggigiorno non tengono più la trazione come quelle soluzioni tradizionali. Anche qui abbiamo cercato un po' documentazione per mostrare che esistono anche in altre parti del mondo, dal Nepal all'Etiopia, all'India, soprattutto quelle case lì di 4 piani, 3-4 piani, in zona sismica ovviamente. Però come erano muri grossi, gli ingegneri avevano paura, dicevano no, noi non mettiamo nessuna firma sul muro di 60 cm di sasso, 3 metri di altezza, questo non può tenere. Abbiamo portato anche un po' di ricerca scientifica, abbiamo fatto anche dei workshop, abbiamo fatto dei piccoli modelli, già modelli, una stanza scala 1-1 davanti all'ufficio degli ingegneri nazionali a Islamabad per fargli vedere come funziona la roba, e niente da fare. Abbiamo fatto una guida di nuovo con tutti i dettagli dentro disegnati, e poi per finire quel che ci ha salvato era l'esercito, che l'esercito erano gli unici che andavano in giro nelle montagne che lavorava per la gente o poi dopo puoi interpretarlo come vuoi, però erano gli unici che sapevano dei problemi della popolazione in montagna. E a un certo punto il generale ha detto, guarda, se gli ingegneri non vogliono accettare fa niente, io dico che funziona, quindi noi adesso lo facciamo. Dunque grazie all'esercito abbiamo poi potuto cominciare veramente a fare la formazione per la gente, per il pubblico, facendo dei workshop, pezzettini, facendo però anche di nuovo un ufficio così per noi, per le nostre squadre di formazione, e poi poi la gente ha imparato, cominciava a fare le proprie case accompagnato dai nostri formatori. Se c'è ancora un momentino di tempo parlo anche di Haiti, io sono già fuori orario probabilmente. Questo qui è Haiti, tipica foto di quelle costruzioni informali, quartieri informali
E questa qui è la zona della capitale che si vede, la zona colpita dal terremoto, soprattutto qua, però un po' tutta la lunghezza, la densità della popolazione. E questo qui è come abita la maggior parte del popolo, in piccole costruzioni come Rando ci ha mostrato, fatto in qualsiasi maniera con blocchi di cemento, con sì, meglio non guardarla troppo vicino perché dà un po' mal di pancia. Soluzioni così, perfino quello lì con 6 piani, assolutamente criminale. Poi, vari problemi, una qualità del cemento armato assolutamente terribile. Perfino le ville di lusso con tutti gli errori che puoi fare in una zona sismica, chiaro. Roba appoggiata su pilastri, troppe finestre, su un muro di rinforzo, insomma. Poi abbiamo guardato un po' in giro l'architettura tradizionale, cosa c'era, o del passato, diciamo. Abbiamo visto da una parte belle case dell'inizio o della fine del XIX secolo, fatto dai un'epoca che non si può chiamare coloniale, perché Haiti non era la colonia, era il primo paese a buttare fuori i bianchi 200 anni fa, però continuava a funzionare con lo stesso modo. E quindi qui importavano anche strutture di acciaio, di ferro della Francia. Bella architettura, però non era la soluzione per ricostruire tutti quei quartieri rovinati. Qui qualche altra casa, altre tecniche, un pian terreno in pietra, piano di sopra in legno, che c'è una cosa molto interessante perché diventa molto più leggero. Qui la stessa cosa. Questo è un elemento che abbiamo pensato, bisogna tenerlo a mente. Poi questa architettura molto bella delle strutture di legno, come si chiama già in italiano? Graticcio. Graticcio? Anche questo? Sì, sono allora. Insomma, ecco, quelle strutture di legno con dei riempimenti di mattoni, oppure questa struttura qua che è stata importata dalla Francia, prefabbricato metallico, cioè elementi di acciaio, di nuovo con riempimento di mattoni. C'era un certo numero di belle ville così in centro Port-au-Prince, che erano ville borghesi già all'epoca, fatte così, che hanno resistito benissimo al terremoto, anche se per esempio il legno era mangiato completamente al piano terreno qui sotto per l'umidità, per gli insetti, però come tutta la struttura tiene al massimo, si è mosso un po', è caduto un po', ma l'edificio è rimasto lì, quindi veramente un'architettura intelligente. Però di nuovo non era una soluzione per Haiti, perché il legno non c'è più in Haiti, non c'è più legno, l'hanno tagliato tutto, quindi importare legno, in più legno spagliato, legno morbido, da abete, dagli Stati Uniti, non era la cosa giusta da fare. Quindi continuate a cercare. Qui qualche elemento architettonico, come quella piccola pergola, elemento molto tipico delle piccole case haitiane. Poi si vede anche la dimensione della casa per una famiglia modesta, con 2 o 3 figli, 4 figli, sono 2 stanze, ecco, e basta. Quindi bisognava anche capire cosa sono le esigenze della gente, poi dopo cos'è anche l'arte, le decorazioni, i colori, hanno un senso dei colori che è fantastico. Qualche tecnica tradizionale, di nuovo, sopra a destra, queste tecniche in Pakistan, e sotto, costruzione di legno con la pietra. E qui vediamo adesso nei quartieri informali come hanno ripreso i loro elementi architettonici importanti, quelle della pergola o del balcone, della gallery la chiamano, e che si ritrovano sempre anche nelle cose moderne costruite da loro oggigiorno, quindi questo era un elemento molto importante da riprendere. E qui ormai qui non parliamo più di architettura di materiali tradizionali, perché è un contesto urbano, legno non c'è più, altro sasso non puoi perché è troppo costoso, troppo difficile, troppo pericoloso. La cosa più efficace per il grande numero era utilizzare i loro blocchi di cemento e fare la muratura
rinforzata. E qui avevamo un piccolo vantaggio perché abbiamo già sviluppato dei manuali in Pakistan, pubblicati anche in India, e abbiamo vinto un premio dagli americani per la grafica, e così gli haitiani hanno già ripreso, senza saperlo, hanno fatto il loro, cioè una ditta canadese ha fatto una piccola guida su come costruire con la muratura confinata, e la metà delle illustrazioni in quel libro vengono dalle nostre pubblicazioni, l'hanno fregati così, che ci è andato benissimo perché potevamo andare dal ministro e dire ecco qui la nostra guida, perché in fondo i disegni vengono da noi. Quindi tutte le porte si sono aperte e abbiamo potuto cominciare a lavorare e a sviluppare il nostro materiale. Il materiale, come adesso non entro in dettaglio, ma va da calendari fino ai corsi di teoria, fino ai corsi pratici, a libri fatti con altri. Qui vediamo i corsi di teoria in una sala, in una scuola che abbiamo trovato, e fuori abbiamo fatto la nostra piccola corte per gli esercizi. Abbiamo fatto dei poster che abbiamo poi sospeso sui cantieri e cambiandoli ogni secondo l'epoca del cantiere. Se eravamo a livello delle fondazioni, quei poster trattavano di fondazione, e man mano che si andava su si cambiavano i poster per spiegare la teoria in un contesto molto pratico. E qui qualche risultato finale. A voi pare poco, però per la gente avere una casa così finita bene, col cemento, con i loro blocchi, questo era un lusso. E per gli operai era molto importante una volta imparare veramente la tecnica. Tutto questo accompagnato una campagna di informazione pubblica, quindi grandi poster in città. Cos'è la miscela del cemento? Quanto cemento si prende, quanto sabbia e quanta ghiaia? Sono delle cose elementari, da noi no, anche noi non sappiamo, sanno i muratori, però lì, come ognuno è muratore, meglio che tutto il pubblico lo sapeva. E poi, dei nostri posti lì, in un quartiere, un giorno abbiamo scoperto che hanno fatto dei murales, hanno cominciato loro a copiare dei poster e hanno pitturato loro stessi sui loro muri le istruzioni d'uso. Che è una cosa bellissima. Che è una cosa assurda, qualsiasi barattolo che compra al supermercato c'è scritto come utilizzarlo. Invece sui sacchi di cemento, anche da noi, non c'è mai scritto come si utilizza il sacco di cemento dentro. Quindi abbiamo discusso con i fabbricanti di cemento dicendo ma mettete la ricetta sui sacchi, quindi adesso c'è la ricetta sui sacchi. Un'altra cosa, abbiamo fatto quei calendari ogni anno con 12-14 pagine con istruzioni semplici su come fare certi dettagli. Abbiamo fatto un piccolo filmato anche, divertente, in modo da svegliare un po' l'interesse del pubblico. Che però la televisione nazionale non voleva mai metterli in onda perché non volevamo pagare. E poi un ruolo dei centri di competenza era ovviamente condividere tutto quel che sapevamo con altre organizzazioni per far passare il messaggio. Anche questo libro, per esempio, da Randolph e i suoi compagni che hanno fatto sulle case tradizionali, cioè le ville tradizionali del centro di città. E qui vediamo l'impatto che avevamo grazie a quei scambi di informazione. Altre organizzazioni che hanno cominciato o che conoscevano già le nostre pubblicazioni del Pakistan, hanno riutilizzato quella tecnica. Questa è qui un'organizzazione francese, che anche loro hanno fatto questa tecnica perché ne abbiamo lavorato insieme in Pakistan per sviluppare questo. Questa è un'altra organizzazione francese che è venuto a chiederci esattamente come funzionava quel DAG. Sì, two pictures, or three, sorry. Questo qui abbiamo niente a vedere, però è un bel esempio anche con un'altra organizzazione, andava a ricerca di sistemi tradizionali per ricostruire, e hanno fatto questi centri di salute. E qui l'altra tecnica, quella di Batar, utilizzato da un'organizzazione francese, e qui
Stessa cosa in Svizzera, la fossa degli orsi, o il zoo degli orsi a Berna, un architetto che ha visto la nostra pubblicazione che si è detto ma sarebbe una bella cosa farla. Ovviamente è diventato un po' falso perché in Svizzera secondo le norme non potevi farla. Ecco, qui soltanto, su quale sto lavorando adesso, due foto, casa mia in Ticino. Fatto per mostrare che ogni tanto faccio anche delle cose serie. Grazie. Grazie. Tom, di cose serie continuerà a farne perché sappiamo che fra poco ripartirà per Haiti per un lungo periodo per continuare nella ricostruzione. Cher Voat, la nostra giovane architetto cipriota di lingua turca, che è specializzata in psicologia architettonica, progettazione ambientale, socioarchitettura e studi sull'architettura del luogo e sull'identità del luogo. E ha tenuto molte conferenze e pubblicazioni pur essendo molto giovane ed è stata coordinatrice di un progetto per un programma finanziato dall'Unione Europea sulla società civile e i diritti umani a Londra, Bruxelles e a Malta. E una delle consulenti del, qui c'è un termine difficilissimo, turco, Yembosici, una città forse non è corretto, poi lo dirà meglio, che è stata la prima Slow City di Cipro e membro di vari consigli importanti di architettura e l'Intbau di Cipro e poi anche autrice di premiati racconti. Tom, did you turn it on? No. It's there. It's on. Hello. Can you all hear me? Yeah, go ahead. Thank you. First, I'd like to express how happy I am to be here. This is my first time in Italy. That's a postponed trip for so long. I want to spend a long time to Italy, but I'm so happy to start it in here because I'm very impressed to be in this spectacular place. And I'd like to thank to Ken for inviting me and being part of this kind of architecture association. Innanzitutto volevo dire quanto sono felice di essere qui perché è la mia prima volta in Italia, avrei dovuto stareci per molto tempo in passato, ma per me essere qui questa volta è una grandissima occasione perché sono rimasta molto colpita dal paesaggio spettacolare che c'è in questa zona e quindi ringrazio ancora Ken per l'invito e per avermi reso parte dell'associazione Canova. Today I come to tell you a story about a very glamorous city who also has an Italian heritage as well, a city in the Mediterranean which has its most glamorous years for so long until from the 12th century until 1974. But unfortunately, more than 40 years, this city is in many different pieces, fragmented, separated and distracted. Quest'oggi vi racconterò una storia, la storia di una città molto affascinante, molto glamour, con anche alcuni frammenti di patrimonio italiano. Una storia su una città sul Mediterraneo che ha vissuto anni di grandissima popolarità per moltissimo tempo, dal IV secolo fino al 1974, quando poi invece negli ultimi 40 anni ha attraversato un periodo molto più difficile perché si è frammentata e si è separata in moltissime parti. That's why we entitled this presentation with my colleague Wasia Marquides, Turning a Fragmented City and Ghost Town into a Vibrant and Unified Model of Ecology and Peace. Ecco perché insieme alla mia collega abbiamo deciso di intitolare questa presentazione Trasformare una città frammentata in un'ecocittà unita. I'm pretty sure that you all know brief information about Cyprus, but I'd like to make a short review about it.
penso che voi conosciate almeno a grandi linee l'isola di Cipro, però ho intenzione di fare un breve excursus. It is the third largest island in the Mediterranean. You can see it in Italy, and it is under the Turkey. And Sito Famagusta is located in the east coast of the island. It is the second largest city of the northern territory of the Cyprus. You can see the border that the Cyprus is fragmented into two territories, south and the north. Cipro è la terza isola più grande del Mediterraneo, tra l'Italia e la Turchia, e la città di Famagusta è posizionata sulla costa est dell'isola. È la seconda città più grande del territorio nord, perché come vedete l'isola è suddivisa in due territori, quello nord e quello sud. I refer to Famagusta, that's an English name, but in Cyprus we have three different names for each places, English, Greek and Turkish. So in Greek we call it Amahostos, that means hidden in the sand, and in Turkish we call it Mosa, that is a similar sound, how can I say, comes from the Greek word of Famagusta. Ora si pensava che Famagusta fosse un nome inglese, però in effetti Cipro dà sempre tre nomi a ciascuna località, un nome inglese, un nome greco e un nome turco. Il nome greco di Famagusta significa nascosta nel sud e il nome turco richiama nel suono il nome greco. I'd like to talk a brief historical development of the city. The city first established with the number one by the Lusignan period in the 12th century. The city had actually a longer story, but because of the earthquakes and the tsunamis occurred in the other coast, they transport, they just carry and build a new city in this part. Ora vi racconto brevemente lo sviluppo storico della città. Diciamo che la prima storia rilevante risale al XII secolo, nonostante la città avesse una storia molto più lunga, però a causa di un terremoto e di due tsunami sulla costa opposta fu poi distrutta e venne ricostruita più vicino. During the Lusignan period, the island had lived its one of the most glorious years. It was one of the richest islands in its coast, and it was a spot for the transportation of the goods from the Asia to the Europe. So it was in a very strategical spot, and the walled city, which you can see in the photo, has developed in these years. And they said that there was 365 churches in this small town, one for each year. Nel periodo successivo la città visse un'era davvero gloriosa, perché era una delle città più importanti di tutta l'isola e fungeva anche da nodo di trasporto delle merci che dall'Asia transitavano verso l'Europa, quindi era posizionata in un luogo assolutamente strategico. La città murata venne costruita proprio in questo periodo e si contarono ben 365 chiese, una per ogni anno. And then at the end of the Lusignan period, the Venetians convert the city and they use it as the most important army base. They enhance the city walls, they transform it into one of the masterpieces of the war architecture exists in the entire Mediterranean region. I think you are pretty familiar with this Venetian architecture as well. And then we have the Ottoman period after the Venetians, which has been developed for 300 years. Finita l'epoca elisabettiana arrivarono i veneziani che conquistarono l'isola e la trasformarono in una sorta di avamposto dell'esercito, per cui la città venne fortificata a livello di mura cittadine e si crearono davvero delle opere d'arte a livello architettonico che divennero appunto delle icone a livello internazionale, tanto è vero che era una delle regioni mediterranee, uno dei luoghi in tutto il bacino mediterraneo più affascinanti appunto dell'epoca. Sicuramente conoscerete l'architettura veneziana. Terminata l'epoca veneziana, incominciò quella ottomana che durò per 300 anni. Ottoman period has started a new era within the island, because the first thing what Ottoman Empire did was taking the non-Muslim population, which was Orthodox and Christian, Orthodox Christian and Catholic Christians, outside of the walled city. So, after that period, the Greek Cypriot, the Orthodox community, and the Armenians has started to develop a new city outskirts of the walled city called Varosha. In Turkish, Varosha means outside of the city.
E l'era ottomana rappresentò una nuova era totalmente per l'isola, perché l'impero ottomano volle che tutti i non musulmani, quindi i cristiani ortodossi e i cristiani cattolici, uscissero dalle mura cittadine. Per cui gli ortodossi, gli armeni e i greci cominciarono a svilupparsi moltissimo, tanto che costruirono una città vicino alla città di Famagusta che si chiamava Vorosha, e questo significa appunto fuori dalla città. In this photo you can see that this is the coastal line of the Vorosha, which is a continuous 6 km of the beach line. It is a continuous beach made out of the sand, it's a pure sand, and it has a very wonderful clean water. E da questa foto vedete appunto la linea di delimitazione della costa rispetto alla città di Vorosha. Sono 6 km continuati, proprio lungo la spiaggia, di sabbia bianca e di acqua pulitissima. The Vorosha had its most glorious years during the 1960s, because in 1960 in Lebanon, the Beirut was the most important touristic resort of its time, especially in the Mediterranean region. But after the war in the Beirut, all the touristic facilities soon shifted to the Vorosha, and it was 24 hours entertainment. And it was the years that the modernist architecture, the international style, was spread all over the world. So the trained architects from Greece and other European countries came to Cyprus back and built spectacular modernist constructions out of reinforced concrete in this region. And soon the region became very, very popular. They said that the Bridget Bardot, Elizabeth Taylor was coming to spend their holidays in this resort. And we also had the first 6-star hotel of the whole Europe in there during the 1960s. Which was booked, reserved until the year 2000. La parte Vorosha ebbe degli anni veramente gloriosi intorno agli anni 60 del secolo scorso, quando all'epoca il Libano, in particolare Beirut, rappresentava la meta turistica per eccezione principale del Mediterraneo. Però a causa della guerra in Libano, in particolare a Beirut, tutte le strutture turistiche si spostarono su Vorosha, dove si garantiva anche un intrattenimento e divertimenti 24 ore su 24, l'architettura divenne moderna, divenne il simbolo dello stile e del lifestyle internazionale, per cui architetti greci e architetti europei in generale ritornarono a Cipro per lasciare il loro segno e quindi realizzarono degli edifici assolutamente spettacolari in cemento armato che divennero molto popolari, e la stessa Vorosha divenne molto popolare, tanto che si raccontava che Elizabeth Taylor trascorresse lì le sue vacanze. Fu lì che venne costruito il primo hotel a 6 stelle in Europa, che era così popolare che era praticamente sempre riservato dagli anni 60 fino al 2000. And also it was very popular with its orange gardens, and they were holding the Orange Festival, which was the one of the most important festival of its time. So basically the coastal part was touristic facilities every single day of the year, 24 hours, and the back of it, which you can see in the photo behind the coastal line, there was houses. Houses belonged to the people who were doing basically farming and other kind of works, like blue color works. Quindi in questo periodo poi divennero anche molto popolari i giardini, arancioni, il festival delle arance, che era uno dei festival più importanti di tutto quel periodo. Quindi abbiamo una parte costiera che era dedicata sostanzialmente al turismo, 365 giorni l'anno, 24 ore su 24, e la parte retrostante che vedete nella foto invece era rappresentata dalle abitazioni della popolazione sostanzialmente rurale, che era dedita o all'agricoltura oppure al lavoro impiegatizio. The best way of reading the city, I believe, is looking through the postcards, the development of the city. So here we can see in the postcards how the place was looked like before 1974, when the internal conflicts occurred between the two communities, Turkish Cypriots and Greek Cypriots, of the island. Il modo migliore per leggere una città e la sua evoluzione è quella di guardarla tramite le sue cartoline. E infatti qui vedete chiaramente come questo luogo si è evoluto nel corso del tempo e come poi si è cambiato nel 1974, quando è iniziato il conflitto che ha rappresentato appunto quella frammentazione della città nelle due comunità turca e greca. But unfortunately, this beautiful years has ended in one night.
when the problems between the Turkish and the Greek spheres become heated more and more and more, as a guarantor country, Turkey made a peace operation. And as a result of this peace operation, people started involuntarily relocated from their homes and their territories. Basically, when their community was majority, they were moving there, in which case most of the Turkish Cypriots moved to the north of the island because they were majority in there, and people from the north moved to the south, the Greek Cypriots, because their community was majority in there. This ended up with the fragmentation of the island, and that was a very dramatic event, the dramatic change, because people was running for their lives without taking any belongings, anything with themselves. Purtroppo questi anni gloriosi terminarono in una sola notte, quando le ostilità o i problemi tra la comunità turca e quella greca si acuirono a tal punto per cui la Turchia come paese garante dovette intervenire con un'operazione di pace. E questa operazione di pace condusse involontariamente la popolazione a spostarsi dai territori dove erano precedentemente insediati. Sostanzialmente si spostavano dove era la maggioranza della loro comunità, per cui i turchi si spostarono verso nord perché là era localizzata la maggior parte della comunità turca, mentre chi abitava nord, quindi i greci, i ciprioti, si spostarono verso sud perché lì tendevano appunto a essere localizzati i greci. E questo comportò una vera e propria frammentazione dell'isola, un cambiamento assolutamente drammatico, perché le persone si spostarono ed emigrarono portando con sé nulla di tutto ciò che possedevano. I never lived in this time of the city. I only know the city from the memories of my father. My father is coming from a city which is 20 minutes away from Famagusta, named Larnaca. But because of the internal conflicts, my father also had to leave his home, his city, and come back to Famagusta, and he couldn't find, of course, the place which he was spending his youth, all these glorious and entertainment facilities. It was all closed up. So the touristic facilities, the entertainment center of the Varosha has been kept under the control of the Turkish army more than 40 years, and nobody is allowed to enter to this place. Io non ho vissuto questo periodo, ma l'ho vissuto tramite i ricordi di mio padre, che abitava in una città a 20 minuti di distanza da Famagusta, però a causa dei conflitti interni anche lui fu costretto a lasciare la sua casa e a ritornare a Famagusta, dove tuttavia non ritrovò il posto dove era cresciuto nei suoi anni dell'infanzia e della gioventù, e quindi non vide più tutto quel fascino, l'intrattenimento, il turismo di un tempo, perché tutte queste strutture erano state chiuse. E infatti tutta l'area di Varosha, quindi l'area turistica, era finita sotto il controllo dell'esercito turco per 40 anni e loro non lasciarono mai entrare nessuno in queste strutture. So all those people, when you can see in these photos, when they're partying, when they're swimming, when they're having their breakfast, when they're taking a bath, whatever they were doing just disappeared like a finger split. It was happened in one moment, so nobody understand what was going on. And more than 40 years, these people hope that one day they will come back to their houses again, to their city again. E tutte queste persone che vedete nelle fotografie, quindi alle feste, che nuotavano, prendevano il sole, facevano colazione, in uno schiocco di dita sono sparite. E per 40 anni queste persone hanno sempre sperato di poter ritornare nelle loro case e di poter ritornare nel posto che avevano vissuto. Well, if I were a Greek Cypriot, this will be the story I will tell to you, but this is not my story. Se io fossi una greca cipriota, questa sarebbe la storia che vi racconterei, ma questa non è la mia storia. Because I was born in the city in 1979, 5 years after the fragmentation of the city. Io sono nata nel 1979, 5 anni dopo la frammentazione della città. And when you're a child, you know a question about such political issues or these internal conflicts. I bought in a house. It was my home because I was spending my birthdays there. We were celebrating with my families. It was the place that I was sleeping in the night time. Until someday, one day, I found a box full of other people's photo albums, belongings, some diaries, journals, many, many different things. And I asked my grandmother who these people are.
and she replied, the real owners of this house. Perché da bambini non ci si pone mai domande a proposito della situazione politica piuttosto che dei conflitti interni. Io abitavo in una casa e quella era casa mia, dove festeggiavo il compleanno, dove stavo con la mia famiglia, dove andavo a dormire di notte. Fino a che un giorno non scoprii una scatola che conteneva facce di varie persone, album di fotografie, diari, cose che appartenevano a qualcuno, eccetera. E chiesi a mia nonna chi fossero quelle persone. E lei mi disse i veri proprietari di questa casa. So I was shocked and I got the fear. What's going to happen to this home one day? And then my grandmother replied, we will go back to our real home in Lardakan. And I was terrified. You cannot imagine how much I was scared and I start questioning why this cannot be our home. E fui veramente scioccata e cominciai ad avere paura di quello che poteva succedere a casa mia un giorno. E chiesi a mia nonna, e mia nonna mi disse, se mai dovessimo perdere questa casa, torneremo alla nostra città, all'Armaca. E io fui veramente spaventata e cominciai a chiedermi perché non potevamo rimanere in questa casa, non potevamo considerarla nostra. I trained as an architect, but when I finished my bachelor's degree, I decided to trace all these adaptation patterns and place attachment patterns of the Turkish Cypriots who are settled down in the Greek houses like my family. Io ho studiato come architetto, però appena mi sono laureata ho incominciato a cercare di tracciare questi modelli di adattamento dei turchi ciprioti che si sono dovuti adattare e vivere nelle case dei greci. And I was witnessing the destruction of the seal, the inhabitable, forbidden part of the Varosha from our house, because our house was just located on the border. I was seeing the barbed wires, I was seeing the other houses, I was seeing this in front of us, but couldn't understand. E io sono stata testimone oculare di questa di questo divario, di questa frammentazione che si è creata, di questa distanza rispetto al luogo inabitabile che era diventato Varosha, proprio perché la nostra casa era sul confine. Potevo vedere il filo spinato che separava appunto la città rispetto a Varosha, vedevo le altre case e ho cominciato a chiedermi il perché, a cercare di capire. Imagine 40 years nobody could enter to a place. What happens if you have a single flower in your garden? The flower turns into a giant tree. If you have clothes on your bed, your clothes turn apart. If you have glasses, they all crash down and it becomes the home for the birds, nobody else. Immaginatevi 40 anni senza mai entrare in un posto. Immaginate che cosa può succedere. Se c'è un solo fiore in giardino, quel fiore si trasforma in un albero enorme. Se avete degli abiti nel guardaroba, questi abiti si fanno a brandelli. Se ci sono dei vetri, i vetri vanno in frantumi e la casa diventa soltanto una casa per gli uccelli. And that's how I met with Masia Varkidas. When I was browsing the internet about these issues, I saw a documentary called Hidden in the Sand, directed by a young filmmaker from New York. Ed è qui che ho conosciuto Masia Varkidas. Su internet ho trovato questo documentario, Hidden in the South, girato da un giovane filmmaker di New York. This was the first image from her documentary. This is the place where I was swimming, where I was taking my high school when I was going there. And you can see the border over there. And there is Varosha, and it says, my soul left inside, please open up. Questa è la prima immagine del documentario. Vedete chiaramente questo è il luogo in cui io andavo a nuotare, in cui sono andata a scuola alle superiori. Questo è il confine rispetto a Varosha e c'è scritto, la mia anima è rimasta dentro, per piacere aprite. This note has been put there in 2003, when after 30 years, the first time they opened up the borders for crossover between the northern and southern territory of the Cyprus. Questo è successo nel 2003, quindi 30 anni dopo, quando per la prima volta venne aperto il confine tra il territorio nord e sud. Then I got contact with Masia, who is the daughter of Emily Markides. She's a refugee from Varosha. In 1974, she moved to the United States, into Maine, and was here born in 1979, same year that I was born in Maine, in the United States.
If there weren't internal conflicts, most probably I was born in Larnaca, and Masia was born in the city that I'm living right now. Ed è qui che conobbi, in questa occasione che conobbi Masia, figlia di Emily, una rifugiata che scappò appunto nel 1974 negli Stati Uniti, e lì nacque sua figlia nel 1979, esattamente nello stesso anno in cui nacqui io. Se non ci fosse stato il conflitto, probabilmente io sarei nata a Larnaca e lei sarebbe nata nella città dove io vivevo. We can see me and Masia on the top and the other actors of this project. So the inspiration came from me writing to Masia that there's untold story of this girl's town. Because when you Google this story, when you Google Famagusta Rocha, you can see lots of propagandas about these issues. But something is beyond propagandas, because we are also living in this city. I have been living in the city more than 35 years. And for example, Emily has left the city at the age of the 11. So there's a confusion among two communities who really belongs to this city. Qui vedete una foto di me e Masia in alto, più tutti gli altri attori che hanno partecipato al progetto. L'ispirazione quindi è venuta da me perché volevo raccontare queste storie mai dette di questa ghost town che era diventata Vorosha, perché se voi cercate su Google Famagusta e Vorosha trovate un sacco di propaganda, ma c'è qualcosa che va al di là della propaganda, che io stesso posso testimoniare avendo vissuto in questa città ormai da più di 35 anni. Emily l'ha lasciata quando aveva 11 anni e c'è confusione sul senso di identità nei confronti del luogo, sul senso di appartenenza al luogo. I want to tell you my personal narrative to get you to the story to more and more. Ora vi voglio raccontare la mia storia personale in modo da farvi capire quello che è successo ancora meglio. This is me at the age of the 3, knowing nothing, riding my bicycle in our balcony. Questa sono io all'età di 3 anni, non sapevo nulla di tutto questo, andavo in bicicletta sul balcone di casa mia. This is the spot where this photo is taken from. Questo è il punto da cui è stata scattata questa foto. And on the top it is our view. E l'alto è la vista, è quella che vediamo noi, la vista che noi vediamo dalla nostra casa. Basically we were neighbors with the ghost. E sostanzialmente i nostri vicini di casa erano i fantasmi. All I can see was empty buildings, the curtains was there, the furniture was there, the breakfast table was set up, I could see that from our balcony, but nobody was living there. Gli edifici erano vuoti, le tende c'erano, il mobilio c'era, magari il tavolo da colazione era anche preparato, quindi si vedeva tutto questo, ma non c'era nessuno all'interno. So, this is another photo from my high school taken. This is my high school and this is the spot where the photo was taken from. Questa è un'altra foto, sempre di me a scuola, e questo è il punto da cui è stata scattata la foto. And why I was that much struck with this psychology of the loss, the trauma, absence, what's going to happen in the future? Are we going to own this house? Who is our neighbors? When they're going to come back? I found this photo on the internet. E quindi quando ero così aggrovigliata nei pensieri di quello che potrebbe avrebbe potuto succedere se avremmo mai perduto la casa, come sarebbe stato il futuro, chi sarebbero stati i nostri vicini, ho trovato quest'altra foto su internet. From the first moment that I saw this photo, I just recognized that this is my high school. It is taken in 1972. It was a former Greek secondary school that time, but same place, with different people, because of the fragmentation, has different layers of the memories. E nello stesso momento in cui ho visto questa foto ho riconosciuto la mia scuola. Questa era una foto scattata nel 1972. All'epoca era una ex scuola secondaria greca, però lo stesso posto con persone diverse, semplicemente perché la frammentazione crea delle memorie, dei ricordi diversi nelle persone. And our high school was just over the barbed wires. You can see this is in front of our school. And we were playing tennis in the tennis courts. And sometimes our ball was crossing other part of the border and there was no way of getting back these balls. E la scuola era esattamente di fronte al filo spinato. Quindi noi giocavamo a tennis nei campi da tennis di fianco alla nostra scuola. A volte capitava che la pallina andasse al di là del filo spinato e non c'era assolutamente modo di recuperarla. So there was always the struggle.
destruction, there was always demolishment in front of us, but there was also different memories which are associated to the different parts of the city by different user groups, different refugee groups. Quindi si parla sempre di distruzione, di abolizione, però nello stesso tempo ci sono anche ricordi diversi da parte di persone diverse, di diverse parti della città, in funzione di quello che è l'esperienza personale. Today in Famagusta we have many, many different kind of residences. First of all, we have Famagustians who lived in the walled city since the Ottoman period and they have never been refugees. But we have another group of the people who were refugees from the southern part of the country, like my family, but they have been living in the city more than 40 years. We have children of this generation, like myself, who born and grow up in the city of Famagusta. We also have immigrants from Turkey. Oggi Famagusta è abitata da diverse tipologie di persone. Ci sono i veri e propri famagustiani, quelli che sono sempre vissuti all'interno della città murata, sin dall'epoca ottomana, che non sono mai stati rifugiati. Poi ci sono i rifugiati del sud e da altre parti dell'isola, come la mia famiglia, che però vive in città ormai da più di 40 anni. Poi ci sono i figli di questa generazione, come me, che sono nati e cresciuti a Famagusta. E poi ci sono gli immigrati, ad esempio, dalla Turchia. Also we have other Famagustians who has to left their spaces, abandon their spaces in 1974. E poi ci sono altri famagustiani che hanno dovuto lasciare la città, abbandonare tutto quello che possedevano nel 1974. I call this situation paradox theology, because Greek Cypriots are always talking this problem through their past, through their memories. And the Turkish Cypriots are approaching to the problems of the Famagusta, the city, from the expectations and the fear of the future. But we are forgetting something in this level. What about the present moment? What about right now? Ora io chiamo questa situazione una sorta di isteria e di paradosso, perché i greci ciprioti considerano il problema e affrontano il problema sempre ripensando al passato, quindi ricordando il passato con la memoria. I turchi ciprioti invece affrontano il medesimo problema della città di Famagusta guardando verso il futuro, quindi attraverso le aspettative, le speranze o la paura di perdere quello che hanno. Però in tutto questo si dimentica una cosa importante, il presente, quindi che cosa ne è del momento attuale. I call the situation the wicked problem. The wicked problem is a scientific term which has been introduced a couple of years ago, expressing the situation which are so difficult to solve, but it is essential to solve this problem. E io chiamo questa situazione nello stesso tempo un wicked problem, che è una parola scientifica che è stata coniata e introdotta un paio di anni fa per indicare una situazione che è molto difficile da risolvere, ma che è essenziale da risolvere. And there is always competing narratives. One side of the society tells something, for example, Turkish Cypriots, because we have other problems regarding to the city. After the fragmentation, imagine that the Famagusta lost its one wing as a bird and cannot fly anymore. We haphazardly, unplannedly developed the city with billions of problems. But on the other hand, the Greek Cypriots met another propaganda because they want to come back to their home. E abbiamo anche storie contrastanti fra di loro, perché da una parte della società abbiamo i turchi ciprioti che hanno dovuto affrontare tutta una serie di problemi dopo la frammentazione e che considerano la città come un uccello che aveva perso un'ala e che quindi non è stato più in grado di ricostruirsi, di volare, e che quindi ha dovuto ricostruire edifici su edifici per poter stare in piedi. E l'altro lato sono i greci ciprioti, che invece propugnano un altro tipo di propaganda perché sperano di ritornare nella città. Yeah. So, within this Eco City project, which we developed with Masia Markides as an idea of the Mayor Milly Markides in 2006, we believe that we can turn the Famagusta with all of its problems, with its whole city, which could be a potentially World Heritage place, but we cannot do that because we're not in the north as an officially recognized country, so that's why we cannot register this place, with its university, which is developed after 1974, which is a very, very big urban block occupies within the city, with its ghost town,
we can create a new ecological model for the Europe, the first eco-city of the Europe. E veniamo al nostro progetto, il progetto EcoCity, nato su idea di Massia Marchidas nel 2006, con cui noi intendiamo modificare, cambiare radicalmente Famagusta con tutti i suoi problemi, partendo dalla città murata che potrebbe diventare patrimonio dell'umanità, cosa che al momento non può diventarlo perché non siamo un paese ufficialmente riconosciuto e quindi non possiamo fare domanda, con la sua università nata dopo il 1974 e la sua ghost town. Intendiamo appunto ricreare tutto questo complesso in un modello ecologico europeo, il primo modello ecologico, la prima ecocittà europea. When we first started this project, everybody said that we are crazy and we can never make these two communities work it out, because you need to make first tell the story, tell the people the story of the both sides, two side story, and then you should make people come together on the same table and develop ideas together. Quando abbiamo iniziato con questo progetto tutti ci ritenevano folli perché era impossibile mettere insieme due comunità così divise tra loro, perché bisognava raccontare alle persone una storia bifrontale che aveva appunto due lati e due approcci totalmente diversi, e poi bisognava riunire intorno allo stesso tavolo due comunità diverse e cercare di trovare delle idee condivise. Well, we managed to do that. We developed 9 panel discussions with 90 specialists from both Turkish and Greek Cypriots. We brought many students, Turkish and Greek and international students together, and we developed lots of projects. First of all, we managed how the transportation system of the city can become rehandled and work together. Then we thought about how we can make the demolished, unused buildings become new restorations and renovations after 40 years. Ma ce l'abbiamo fatta, abbiamo creato 9 panel con oltre 90 specialisti tra turchi, greci, ciprioti e internazionali, abbiamo raccolto studenti greci, turchi, internazionali, abbiamo promosso con loro dei progetti, abbiamo affrontato il problema dei trasporti, abbiamo visto come gestirli in maniera condivisa e collettiva, abbiamo affrontato il problema degli edifici sfogli, distrutti e inutilizzati e come restaurarli dopo 40 anni. We thought about renewable energy, we thought about permaculture, we thought about locality, how the people's waste materials from the construction could be reused. Abbiamo parlato di energie rinnovabili, di località, di cultura del riciclaggio, di come poter riutilizzare il materiale di risulta per essere riutilizzato negli edifici. We thought about a city which can work with the nature, not against it. We thought about a walkable city. Abbiamo parlato di una città che lavora all'unisono con la natura. As you can see, everything is left behind and we can try to think how we can regain these entities into life. Vedete dalle fotografie che abbiamo pensato come poter ridare identità, come riportare in vita tutte questi edifici sfogli. I believe that we create a kind of empathy, which was the key word of making these people work together. But I want to complete my presentation by making this what I felt in this encounter in this Domusodola, these Kanawa people are doing. When I make a quotation from Eric Fromm, which I believe is one of my most inspiring theoreticians, I believe that you will understand what I mean. Ora, credo che abbiamo creato empatia, ed empatia è stata davvero la parola chiave per riuscire a lavorare con successo tutti insieme. E adesso per concludere vorrei fare un parallelismo rispetto a questo incontro di oggi, rispetto a quello che ho visto qui a Domodossola e con Kanawa, facendo una citazione. He says, if I am what I have, and what I have is lost, then who am I? Se io sono ciò che ho, e ho perso ciò che ho, allora chi sono? Thank you very much. Grazie. L'assessore alla cultura della provincia, il professor Gottini, augura a tutti buon lavoro, per l'imprevisto non è riuscito a raggiungerci, di solito partecipa a questi nostri incontri.
Ora possiamo passare alle domande che vorrete rivolgere ai relatori. Prima vi ricordo che al termine ci attende un bel aperitivo organizzato da Cali Marquardt subito sopra nel refettorio, così c'è anche modo di continuare a confrontarsi su questi argomenti particolarmente stimolanti che hanno oggi posto i nostri relatori. Qualcuno vuole? Magari se qualcuno ha l'argomento del cemento armato o del cemento, e volevo sapere cosa ha fatto in India, cioè come ha reagito in India e se ha avuto, se ci sono stati dei problemi, forse non era in zone sismiche, però volevo sapere cosa è successo del cemento che è durato benissimo in India, fatto dal Corpusier. Well, a very interesting question. In my longer talk, I actually have a photograph of Le Corbusier's building in Ahmedabad. And I use it as a contrast to the kind of construction you normally find in Ahmedabad, Delhi, and other places that is poorly done. The quality of the concrete in the Le Corbusier building is very high. And very often the problem is that buildings are constructed in many places, particularly those areas where earthquakes are prominent, without even having a vibrator on site, without using one, without placing the concrete properly, without getting it completely encase and protect the reinforcing rods, such that the rapidity of the deterioration is very fast. In addition to that, if the reinforcing is inadequate or placed in the wrong places, in an earthquake, even a building that still has the quality of, it hasn't deteriorated, will collapse. The in effetti nella mia presentazione avevo, che era molto lunga, avevo anche una foto dell'edificio di Le Corbusier che uso molto spesso in contrasto, come contrasto rispetto a quello che si trova normalmente come costruzione del medesimo tipo a Delhi piuttosto che in altri posti. Perché la qualità del cemento armato dell'edificio di Le Corbusier è decisamente molto elevata e spesso il problema di questi edifici che vengono costruiti nei luoghi che sono particolarmente soggetti a terremoti è che il cemento armato non viene costruito correttamente o che l'armatura non viene posizionata correttamente o che i tiranti di rinforzo non vengono adeguatamente protetti e quindi il deterioramento è molto più rapido, la rapidità del deterioramento è molto più veloce rispetto
a un cemento armato di buona qualità e posizionato in maniera corretta. Quindi se il rinforzo è inadeguato o non posizionato in maniera corretta, il problema è che quando c'è un terremoto, anche se l'edificio è sempre rimasto in piedi e non si è deteriorato nel corso del tempo, casca. Also very important to consider, where did Le Corbusier come from, and his ideas of leaving a building on piloti was really developed for an area that did not suffer from seismic events. Having a very stiff top floor and then what an engineer would call a weak story or a soft story has led to the collapse of hundreds of thousands of buildings. And it, from an architectural history standpoint, one of the very great influences to do that kind of design came from Le Corbusier. Devo anche dire che è molto importante considerare da dove provengono le idee di Le Corbusier, perché Le Corbusier sviluppa e progetta sostanzialmente in un luogo in cui, che non è soggetto ad eventi sismici, per cui la sua idea di costruzione architettonica con il top floor molto rigido e con un piano che gli ingegneri chiamano un piano debole, un piano soft, ha spesso provocato, se trapiantato in luoghi particolarmente sismici, al collasso e alla caduta di centinaia di migliaia di edifici. Per cui molto spesso dal punto di vista della storia architettonica l'influenza delle idee di Le Corbusier sono state molto pesanti. The other thing that is even more subtle and not often known even by engineers, and when the system of reinforced concrete was first invented, really, as opposed to unreinforced concrete, which dates all the way back to pre-Roman era, is that the protection of the reinforcing steel rods is something that eventually disappears. The concrete, when initially placed, and sometimes for 20, 30 years after, is an alkaline environment for the steel. And iron oxide does not easily take place in an environment that is alkaline. Well, this alkalinity is caused by what's called free lime that is still within the matrix of the Portland cement material with the aggregate and water. And eventually, that free lime carbonates in the same way that lime mortar hardens in traditional construction. Once that takes place, and with acid rain and all of that, it moves to neutral or even slightly acidic, then the presence of moisture and oxygen can cause the iron rods, the steel rods, to rust. The main building in Haiti was both the cathedral and the presidential palace in Haiti that you've seen in the newspaper pictures of the Haitian earthquake. Well, the presidential palace was in fact constructed by the U.S. Navy when the U.S. took over Haiti for about a 10-year period. So the idea that somehow it was just simply bad construction, but it was reinforced concrete that's now 100 years old, and the rebar had completely rusted away. Thus, when the earthquake came, it collapsed a building that was designed to be reinforced concrete, but was in fact unreinforced at that time, as was the cathedral. Every single other reinforced concrete church fell down. Well, there were other buildings that were not reinforced concrete that were almost undamaged. So this is something that's very interesting, and maybe Peter Cox might have some things to say about this situation, because people go into the building of a concrete building and expect it to last forever, and they're almost impossible
to restore and repair once they deteriorated in this way. And one place where I witnessed almost every building beginning to break out with cracks from expanding rebar is Tel Aviv. Almost the whole downtown of Tel Aviv is in a point where almost the exterior frame of every single building is going to have to be replaced over the next 40 or 50 years. C'è anche un altro punto da tenere in considerazione, che è molto sottile, che alcuni ingegneri magari non conoscono nemmeno, che risiede nel sistema di costruzione del cemento armato, che in effetti è stato inventato, mentre il cemento non armato, non rinforzato, risale, come dicevamo, al tempo ancora preromanico. La protezione è fondamentale, la protezione dei tiranti di acciaio del cemento armato, che alla fine è destinata a sparire appunto con il passare del tempo. Il cemento è un ambiente alcalino, quindi per l'acciaio, per cui l'ossidazione del ferro normalmente in un ambiente alcalino non dovrebbe avvenire. L'alcalinità è dovuta sostanzialmente alla presenza sia del cemento che della ghiaia che dell'acqua, e quindi fa sì che preserva appunto questo ambiente ideale per i tiranti in acciaio piuttosto che in ferro. Poi si aggiungono altri fattori esterni come le piogge acide che creano un ambiente acidico, l'azione dell'umidità, l'azione dell'ossigeno, che fanno sì che con il passare del tempo i tiranti in ferro o in acciaio tendano ad arrugginire. E questo è assolutamente importante, ne abbiamo visti gli effetti ad esempio nelle foto di Haiti, dove edifici come la cattedrale o come il palazzo residenziale che sono stati sui giornali all'epoca del terremoto e sono stati visti da tutti, sono effettivamente crollati. Il palazzo presidenziale era stato costruito dalla US Navy all'epoca quando gli statunitensi avevano preso il dominio dell'isola per circa una decade. L'idea appunto era quella di utilizzare che fosse una costruzione malfatta, però sostanzialmente si era utilizzato